Non c'è pace per le aziende di Preziosi dell'Aretino, due i colpi messi a segno nella notte. In un caso un'azienda tratta oro, mentre l'altra lavora argento. Identiche le modalità. In entrambi i casi i ladri sono riusciti ad entrare grazie ad un foro praticato nella parete di aziende confinanti. Il primo colpo attorno alle 2.30 in una ditta di Vicomaggio nel comune di Civitella in Valdichiana. Una volta dentro i ladri hanno fatto razzia di oro in lavorazione, poi sono fuggiti senza aprire la cassaforte. Il sistema d'allarme sarebbe scattato, ma all'arrivo della vigilanza privata della banda non c'era più traccia. Il bottino resta ancora da quantificare, ma potrebbe essere ingente. I ladri sarebbero infatti scappati con diverse centinaia di grammi di metallo prezioso per un valore di circa 40.000 euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Due ore dopo un altro colpo in una ditta specializzata in produzione d'argento in zona Chianicella ad Arezzo. Anche qui la banda ha praticato un buco sul muro confinante e ha portato via circa 70.000 euro di metallo prezioso. Una volta scattato l'allarme si sarebbe data alla fuga. Le indagini sono state affidate alla polizia, sul posto anche la scientifica per acquisire elementi utili a ricostruire l'accaduto e di salire ai responsabili. Si tratta del quinto colpo di argento in un mese nell'Aretino. Ormai le richieste se ne fatte tante, ma tanto poi lo sapete anche voi come funziona. Le risorse sono quelle che sono, sia per i carabinieri, per la polizia, per la vigilanza privata che tutti ora finora paghiamo. Cinque colpi in un mese sicuramente segnalano un'emergenza. Sì, che anche i rapinatori sono presi.